Parigi torna alla protesta dei gilet gialli contro il caro carburante, scontri tra manifestanti e polizia, una quindicina di feriti e decine di fermi. A Berlino, ambientalisti in piazza contro il carbone. È morto all'età di 94 anni George Bush Senior, 41esimo presidente degli Stati Uniti, protagonista della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, il cordoglio di Trump, ma anche di Obama e Gorbaciov. Manovra al G20, incontro tra Conte e Juncker, il Premier, evitare l'inflazione, interesse dell'Italia e dell'Europa. Opposizione all'attacco sui rischi del calo della crescita, Confindustria preoccupata. Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS, l'allarme dell'Unicef, ogni due minuti un adolescente contagiato, malattie in aumento tra i giovani che non riconoscono i rischi della trasmissione. Forte scossa di terremoto in Alaska, il sisma di magnitudo 7 della scala Richter ha provocato danni e tanta paura ad Anchorage, lanciato ma poi revocato l'allarme tsunami. Buongiorno dal TG3 in Francia, a Parigi sugli Champs-Élysées tornano a manifestare i gilet gialli contro il caro carburante. È un'altra giornata d'alta tensione, già in mattinata ci sono stati degli scontri tra i manifestanti e la polizia che ha fatto uso di lacrimogeni, ci sono feriti e decine di fermi. Noi siamo collegati con il nostro corrispondente Alessandro Cassieri, che si trova proprio sul posto. E quali